rafforzare la sinergia tra le strutture confederali per poter avvicinare sempre più il sindacato ai cittadini. Per questo la CISL Puglia, alla presenza del segretario generale Luigi Sbarra, ha convocato a Bari l'assemblea Guidiamo il cambiamento. Tanti i temi all'ordine del giorno, tra tutti quello più caldo che riguarda la Puglia, il destino dell'ex Ilva di Taranto, mentre i lavoratori di tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia sono in sciopero per 24 ore e delegazioni sindacali hanno raggiunto Roma per un vertice con il governo. Su Ilva la CISL non farà nessun passo indietro sino a quando non vedremo raccolte e soddisfatte le nostre rivendicazioni. Vogliamo garanzie dal governo che lo stabilimento di Taranto insieme agli altri abbia una prospettiva che passa necessariamente da un rilancio, ripeto, degli investimenti. Caldissimo anche il tema che riguarda la manovra di bilancio, il cui testo è stato approvato il 16 ottobre, ma la CISL non si sbilancia, restando in attesa di conoscere tutti i dettagli. Intanto aspettiamo di conoscere il testo ufficiale della legge di stabilità. Io penso che l'impostazione di questa legge di bilancio, se confermata, ha un grande respiro sociale. Certo, ci sono aspetti che se confermati non ci convincono. Ecco perché aspettiamo di conoscere, ripeto, il testo del provvedimento e sulle parti che non ci convincono eserciteremo una forte pressione sul governo e sui gruppi parlamentari. La via per alzare i salari è quella della contrattazione, ha poi detto Sbarra a proposito del salario minimo, posizione condivisa anche dal segretario generale CISL Puglia, Antonio Castellucci. La CISL non è contraria al salario minimo, non è contro il salario minimo, è contro il salario minimo per legge. Per noi bisogna rispetto a questo tema ci sia la negoziazione, quindi che passi tutto attraverso la contrattazione.